Radu centrale subito. La piazza laziale invoca a gran voce la santificazione del romeno, ultimo salvagente per una difesa che incassa gol da tutti i boccaporti. Stefano Pioli si è deciso e pronto a far collimare le sue scelte con quelle del popolo biancoceleste. Stefan, senza la O, giocherà in coppia con De Vrij, che di nome fa Stefan pure lui, ma sarà solo per estrema necessità. Ci tiene a precisarlo il tecnico emiliano, o meglio lo lascia intendere senza girarci troppo intorno. Ho già detto che Radu sarebbe perfetto in una linea a 3, ha ribadito oggi l'allenatore nella conferenza pre-Chievo. Adesso sta lavorando come centrale di sinistra e ha una possibilità per domani. Deve suonare proprio come una forzatura per Pioli spostare il romeno dalla fascia verso il cuore della difesa. Per fortuna che Gedson Braafheid in questo senso gli stia offrendo una mano. Le buone prove garantite fin qui dall'olandese permettono a Pioli di stare sereno, almeno per quanto riguarda l'out mancino. D'altra parte, le carte in mano all'ex Bologna sono ridotte all'osso. Siani sarà fermo 2 mesi, Zana e Novaretti non sono al meglio e comunque non si sono dimostrati all'altezza della situazione. La mossa mettiamo Radu al centro della difesa è allora un passaggio obbligatorio. Già in estate, prima dell'arrivo di Gentiletti, c'era chi invocava il ritorno alle origini per l'ex Dinamo Bucarest. L'arrivo dell'argentino rimise poi in cantina l'idea, ma solo per 2 giornate. Il crack al ginocchio dello sfortunato Santiago ha riaperto una falla rimasta drammaticamente aperta fino ai giorni nostri. In attesa di capire se Lotito e Tare si muoveranno davvero a gennaio per acquistare un difensore, con il nome di Paletta tornato in auge, Radu rimane l'ultimo bonus da giocare. L'ultima volta che fu schierato al centro non andò proprio bene bene. Era il 3 novembre 2013, la Lazio perse 2-0 in casa contro la bestia nera Genoa. Le assenze costrinsero Petkovic, allora come oggi, a utilizzare il classe 86 accanto a Siani. Per un precedente male augurante ce n'è un altro però che fa ben sperare. Chievo-Lazio, 1-2, prima giornata del campionato 2009-2010. I biancocelesti espugnarono il Bentegodi con Radu centrale. Sulla scelta controvoglia di Pioli, che soffia almeno il vento roseo della cabala.